Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera e di Carlo Rossi. Buonasera. Penultima giornata del girone d'andata, la sfida alla Palabattisti tra la formazione di casa della Paffoni Omegna e Cecina, reduce da due vittorie consecutive, una squadra in crescita, una squadra sicuramente da non sottovalutare. Qualche addetto ai lavori alla vigilia della stagione la dava come una delle possibili sorprese in positivo di questo campionato. Appunto, non ha cominciato bene, però nelle ultime settimane, al di là delle due vittorie, dei segnali incoraggianti. Sì, una squadra che può vantare un quintetto molto molto fisico, molto interessante, forse non una grande profondità della panchina, lo vedremo strada facendo. Una squadra che si mette subito a zona punita col primo pallone sotto per Marcello Dip. Una squadra che, come hai detto tu, in lenta ripresa, una squadra che può contare sull'esperienza del tiro di quello che è il signore che vedete al tiro adesso, che è Mario Alberto Gigena. È tantissimi anni in Serie A, quindi una squadra da prendere con le pinze, soprattutto per quanto riguarda il quintetto base. Non parte benissimo Cecina in difesa, prima facili due Marcello Dip sotto canestro, adesso completamente libero Benedusi sulla linea del tiro libero per il 5-0 in favore della squadra di casa. Con un gran tiro ora di Spera può andare in contropiede a Francesco Villa, fino in fondo sbaglia, però la cosa più facile in quella circostanza sarebbe stato opportuno un appoggio al tabellone per il play autore del canestro decisivo nella vittoria a Pavia di domenica scorsa, una vittoria che ha avvicinato in maniera sensibilissima la Paffoni alle finali di Coppa Italia. Un uomo, un dominatore, Marcello Dip, nelle ultime due partite sta spiegando il ruolo del centro. Assolutamente sì, devastante Marcello Dip, ogni pallone che tocca diventa veramente oro, pochissimi suoi errori alla conclusione, veramente ridotte proprio al limite le sue pecche nelle ultime partite. Ora che è imbrigato va a cercare di difendere contro, proprio contro Gigena, però fisicamente non c'è match, perché comunque Marcello Gigena molto più pesante di che aveva imbrigato. Penso che sei l'unico in Italia che lo chiama Gigena, ma sei parente, Carlo? Anche Trentini anche Trentini l'ha chiamato Gigena adesso. No, ha detto Gigena, giustamente. Ora Arrigoni, il tap-in vincente ancora di Marcello Dip. Il problema di Cecina è che non riesce a tenere una penetrazione in questi primi due minuti e mezzo, sempre arrivati al ferro i giocatori della Paffoni. Grossa difficoltà sia sul sottocanestro che anche sugli esterni, perché comunque abbiamo visto un tiro libero, tiro completamente libero di Benedusi, penetrazione di Villa, ma anche sottocanestro veramente molto molto deficitaria quella che è la performance dei lunghi di Cecina. Ora a canestro con Lasagni, ex Fulgor, era stato qui da bambino, adesso tante tante stagioni per lui in Serie B. Ora il fallo subito da Villa proprio da parte di Lasagni, un pochettino più aggressiva la difesa di Cecina in questo possesso difensivo. Tanto Lasagni che assomiglia come una goccia d'acqua o quasi a Giovanni Gasparini, eh? Impressionante. Sì, guarda, stavo guardando proprio questo fattore con la barba, effettivamente sembra proprio Giovanni Gasparini. Tanto finta di Villa, assist al bacio per Marcello Dip, 3 minuti e 30 secondi. Già 8 punti, 4 su 5 al tiro per il lungo argentino, che sta letteralmente prendendo gioco di Spera. Tanto gran canestro di Gaie. Ragazzo molto molto interessante, 19 nell'ultima partita giocata dai rossoblù. Il fallo di Spera
cercato un anticipo, anzi l'aveva trovato l'anticipo, il problema è che aveva trattenuto in maniera evidentissima. Deep, secondo fallo di squadra per Cecina. Ora Benedusi con una penetrazione un po' forzata. Lasagni, scusate, Liberati trova i due punti di Spera. Ma fisicamente è una squadra tanto alta, Cecina. Sì, come ti dicevo, un quintetto molto molto interessante, molto fisico, che adesso sta, da quando è passata uomo, sta mettendo in difficoltà un po' l'attacco della Paffoni, però ci pensa Villa con questa penetrazione e assist sul Kevin Brigato a risolvere i problemi della Paffoni, che sta giocando bene in attacco, un pochino meno in difesa. C'è da dire che comunque Cecina ha messo a segno 10 punti, di cui 3 punti con un tiro dalla lunga distanza che ha carambolato più volte sul ferro per poi infilarsi nella retina, quindi un po' di fortuna anche per gli ospiti. Ora Arrigoni invitato quasi al tiro da Gigena. Primo ferro per Arrigoni. 14-10, Liberati pesca Gigena nel cuore dell'area, un po' perso, qui fa valere fisico, esperienza, guadagnandosi un post basso che più basso non si può, Carlo, perché era mezzo centimetro dal canestro. Sì, lì lui è bravo a sfruttare quel mismatch contro Kevin Brigato, la seconda volta che lo fa, prima ha costretto Kevin Brigato al fallo con il libero aggiuntivo, adesso sono arrivati due tiri, due liberi, quindi Cecina è brava a cercare quel mismatch quando si trova appunto Gigena, appunto marcato Kevin Brigato. Ora bella questa giocata da parte di Gaie, 14 pari, funziona l'attacco di Cecina e funziona come? Perché sembrava un po' tutto facile dopo le prime battute di gioco per la Paffoni. Ora Gaia ancora a intercettare, molto reattivo questo giocatore, e non sarà facile questa sera, perché secondo me devi cercare di caricare di falli questo quintetto, perché mi sembra che fisicamente sia assolutamente motivato comunque a vendere cara la pelle. Ora bella questa altra giocata di Villa, raddoppio su di lui, assist per Arrigoni, 16-14, però un po' più di attenzione in difesa, Liberati trova ancora Gaia con il piazzato a segno, sono 6 i punti di Gaia, che ripeto reduce da un 19 nell'ultima partita, e sono 16 sia per la Paffoni che per Cecina. Questo bel primo quarto, via tutti, vuole attaccare Villa, tripla a segno, sembrava a segno il tiro di Villa, solo un pizzico lungo, parla del primo sorpasso per Cecina. Spera, si prende il fallo di Marcello Dip. Il Zinardi guarda la sua panchina dove ci sono abili e arruolabili, Fratto, Simoncelli, i due giovani, forse Di Pizzo, non ancora disponibili invece né Milani né Torgano. Corto il primo di Spera. Molto bene nella gestione offensiva, direi, Carlo Villa, fino adesso 3 assist. Assolutamente sì, unica sbavatura quel canestro in terzo tempo dove si era comunque mangiato tutta la difesa, un canestro piuttosto banale, sbagliato dal nostro Francesco, però per adesso veramente ottima la sua conduzione in cabina di regia, comunque veramente salita l'intensità difensiva di Cecina dopo le prime battute a zona dove aveva veramente subito sia sotto canestro che sugli esterni, e ora comunque Marcello Dip a costringere al fallo Spera, dopo che Cecina aveva registrato il suo primo vantaggio della partita sul 17-16. Ci pensa Marcello Dip, che quando riceve palla lì sotto comunque diventa veramente un problema per la difesa degli ospiti. Sono già 10 punti di Dip.
Tanto attenzione al cambio, perché adesso entra Leonardo Salvadori, un giocatore che 4-5 con una mano educatissima. Tanto 11 per Dip, dicevo, mano educatissima per lui. Adesso sono curioso di vedere Dip, che dovrà stare un po' attento, perché magari Salvadori cercherà di portarlo, di stanarlo, di portarlo un pochettino lontano dal canestro. Sì, sicuramente sì. Allora, la Paffoni deve essere brava a far arrivare palla a Dip, perché sicuramente c'è un mismatch di sotto, perché comunque, anzi, Gigena va a marcare Marcello Dip, ora Benedusi in penetrazione, quindi cambia le marcature per adeguarsi. Cecina, che però viene punita sulle rotazioni da questo canestro da tre di Niccolò Benedusi per il 22-17. Dall'altra parte, come hai detto giustamente tu, Salvadori cercherà di portare un pochino fuori Marcello Dip, che dovrà appunto stare attento al suo tiro da lunga distanza. Fallo di Francesco Villa. Rimessa per Simone Lasagni, vada liberati. Gaia dall'arco sbaglia il rimbalzo di Villa. Benedusi, il fallo di Gigena. Duello argentino tra Gigena e Dip. Primo fallo di Gigena. Non convintissimo di questo fischio. Dip con un piazzato che non entra per una questione di millimetri. Salvadori ce l'ha nelle corde quel tiro. Hai visto Dip, chiaro che lì paga dazio, esce in ritardo e Salvadori può colpire non lui ma chiunque. Eh sì, l'avevamo detto prima, deve essere più rapido Marcello Dip a uscire, perché lui comunque Salvadori è molto rapido nel caricare il tiro. Però risponde da campione Francesco Villa. Un primo quarto veramente molto molto positivo per il playmaker della Paffoni, che adesso va a recuperare palla con Arrigoni, fermato sul pareggio in contropiede da Lasagni. Fallo per Lasagni, saranno due liberi per Arrigoni. Bel primo quarto, direi, con 48 secondi allo scadere. Buona, anzi direi ottimo l'attacco di Omegna, un pochino meno la difesa, però in effetti il quintetto base di Cecina è un quintetto con tanti punti nelle mani, per cui ne è uscito alla fine un primo quarto direi anche abbastanza divertente. Sì, piacevole, senza alcun bel dubbio. Sbaglia intanto Arrigoni il primo libero. Già 5 giocatori a referto da una parte e 5 dall'altra, che certifica anche la qualità offensiva in questi primi 10 minuti, 9 minuti di entrambe le squadre. Già 26 punti, sono tanti quelli mandati a bersaglio dalla Paffoni, ma anche i 20 di Cecina per la migliore difesa del campionato. Salvadori sull'assist di Gigena. Un paio di biglietti
Signore e signori, la più cordiale buonasera da parte di Daniele Piovera e di Carlo Rossi. Buonasera. Penultima giornata del girone d'andata, la sfida alla Pallabattisti tra la formazione di casa della Pafoni Omegna e Cecina, reduce da due vittorie consecutive, una squadra in crescita, una squadra sicuramente da non sottovalutare. Qualche addetto ai lavori alla vigilia della stagione la dava come una delle possibili sorprese in positivo di questo campionato, appunto. Non ha cominciato bene, però nelle ultime settimane, al di là delle due vittorie, dei segnali incoraggianti. Sì, una squadra che può vantare un quintetto molto molto fisico, molto interessante, forse non una grande profondità della panchina, lo vedremo strada facendo. Una squadra che si vede subito a zona punita col primo pallone sotto per Marcello Dip. Una squadra che, come hai detto tu, in lenta ripresa, una squadra che può contare sull'esperienza del tiro di quello che è il signore che vedete al tiro adesso, che è il che è Mario Alberto Gigena. È tantissimi anni in Serie A, quindi una squadra da prendere con le pinze, soprattutto per quanto riguarda il quintetto base. Non parte benissimo Cecina in difesa, prima facili due Marcello Dip sotto canestro, adesso completamente libero Benedusi sulla linea del tiro libero per il 5-0 in favore della squadra di casa. Con un gran tiro ora di Spera può andare in contropiede a Francesco Villa, fino in fondo sbaglia, però la cosa più facile in quella circostanza sarebbe stato opportuno un appoggio al tabellone per il play autore del canestro decisivo nella vittoria a Pavia di domenica scorsa, una vittoria che ha avvicinato in maniera sensibilissima la Pafoni alle finali di Coppa Italia. Un uomo, un dominatore, Marcello Dip, nelle ultime due partite sta spiegando il ruolo del centro. Assolutamente sì, devastante Marcello Dip, ogni pallone che tocca diventa veramente oro, pochissimo. Ancora un po' forzato di Benedusi, non è facile attaccare Gaia che ha gambe per rimanere con lui. Assolutamente no, diciamo che Benedusi gli dà un po' di fisico, però attaccarlo fronte a canestro trova qualche difficoltà. Tra l'altro non abbiamo detto, Daniele, che con la vittoria di questa sera la Pafoni si aggiudicherebbe un posto per le finali di Coppa Italia, perché quello che pensavamo fosse una cosa scontata fino a qualche settimana fa non è più stato così scontato, perché con la sconfitta a Urania, a Milano con l'Urania, col fatto che Firenze comunque continua a vincere, serve ancora una vittoria per avere la certezza matematica di far parte delle magnifiche otto che si disputeranno la Coppa Italia a Iesi. La zona chiamata da coach ospite Montemurro, non ci hanno capito molto fino adesso, però su questa zona i giocatori di Cecina. Fallonetto di Gigena, fallo dalla difesa alla buca del gatto. Tanto sul parquet anche l'altro ex di giornata, o di serata se preferite, vorrei dire, Francesco Fratta. Fratto. Lunghissimo il primo di Arrigoni. Zero su due. Rimane 28-22, due soli punti segnati in questo secondo quarto da parte della Pafoni. Ancora secco invece Cecina, Biancani su di lui, Villa, step back di Biancani che si inventa un canestro fuori da ogni logica, era andato vicinissimo la palla persa su una buona difesa di Villa. Sì, bravo lui, aveva difeso bene Villa, forse avrebbe dovuto tenere un pochino più il contatto a quel punto, quando ha perso, quando Biancani ha chiuso il palleggio, però dall'altra parte poi Villa si fa perdonare quella piccola sbavatura su quella magia comunque di Biancani con la tripla. Veramente impressionante la partita di Francesco Villa fino a questo momento. Ora Simoncelli su Biancani, Salvadori, Gueye, palla che arriva sotto la Gigena che con un grande step back va
a segnare, a punire la difesa di Arrigoni, quindi una partita che continua a scorrere su ritmi molto alti con ottime percentuali di realizzazione sia da una parte che dall'altra. Ora difesa 3-2 per Cecina, e ci prova un po' da fuori Arrigoni, però non c'è rimbalzo. 31-26 per la Paffoni. Biancani, Gigena mismatch contro Simoncelli, altro step back, questa volta l'errore di Mario Gigena, che prima aveva realizzato un grandissimo canestro al di là del movimento, ma anche la pulizia di tiro eccellente. Sono un paio di extra pass di troppo della Paffoni in questa situazione. Ha voluto eseguire intanto 3 secondi di Salvadori. Questo è il fischio arbitrale. Dicevo, Carlo, nell'attacco di prima tanta voglia di eseguire, no? Sì, diciamo che nell'azione comunque Arrigoni non si è avveduto del fatto che fosse rimasto completamente libero in zona lunetta e ha rimandato fuori la palla, invece avrebbe dovuto voltarsi verso canestro. Poi l'attacco della Paffoni ha fatto un po' di fatica a trovare un giocatore libero e ha favorito la difesa degli ospiti. Biancani, corto il tiro, rimbalzo di Simoncelli. Per il fallo di Biancani su Simoncelli, abbastanza netto. Il time out chiamato da Ghizzinardi sul punteggio di 31-26. Si sono un po' abbassate le percentuali, Carlo. Sì, un pochino abbassate, adesso fa un pochino di difficoltà contro questa difesa zona la Paffoni, che comunque aveva attaccato proprio la stessa zona nel corso del primo quarto in maniera molto efficace, riuscendo a trovare delle buone conclusioni sia dall'arco che sotto canestro, anzi soprattutto sotto canestro, con Marcello Dip a fare assolutamente la voce grossa. Adesso Marcello Dip un po' in panchina a riposare anche per motivi tattici, visto che ha abbassato il quintetto la squadra ospite, mettendo in campo Salvadori come nel ruolo di numero 5, Salvadori che ha un ottimo tiro sulla linea dei 6,75, per cui per non costringere Dip agli straordinari in difesa, Marcello Ghizzinardi ha preferito anche lui a sua volta tenerlo un pochino in panchina. Comunque in campo Fratto, giocatore che quanto a tonnellaggio non è secondo ben a pochi giocatori in questo campionato. Una Paffoni che sta comunque conducendo con merito questa partita, che sta anche interpretando in maniera ottima. Dall'altra parte un Cecina veramente in palla, diciamo che fosse una squadra che ha trovato adesso la sua quadratura dopo una parentesi di stagione piuttosto deludente. Simoncelli, Benedusi, alta tripla, 3-4 dall'arco per Nicolò Benedusi, per il più 8 che è il nuovo massimo vantaggio. Ancora fallo alla difesa, nella fattispecie a Francesco Fratto. Dicevo, Paffoni sta tirando molto bene dall'arco. Già 3 triple di Benedusi, una di Brigato, 2 di Villa. Sono già 6 triple mandate a bersaglio. Un richiamo per Ghizzinardi. Di nuovo sul parquet Gaie per Barontini. Gaie rimette per Salvadori, Biancani, Gigena. Gaie appena entrato, tripla cortissima, anche perché forse la palla era stata sporcata da Benedusi, una mezza stoppata di Benedusi.
Vercelli nell'angolo, non la sbaglia mai quel tiro, non lo sbaglia mai quel tiro, mai lo sbaglia. Ma l'ha voluto proprio, tra l'altro Biancani aveva chiuso anche abbastanza bene su questa difesa 2-3, e loro sapevano che quello poteva essere un fattore proprio il tiro di Simoncelli, per cui la difesa c'è anche arrivata bene, però la velocità di esecuzione di tiro di Simoncelli è stata impressionante, la difesa non ha potuto recuperare sul tiro del capitano. 37-26, cerca lo strappo la Paffoni con 4-36 da giocare alla fine di questo secondo quarto, Di Pizzo sul terreno di gioco. Di Pizzo che sta lentamente rientrando, diciamo, ad allenarsi in maniera costante. Come hai detto giustamente tu, ancora assenti Tommasi e Brigato. Ora Villa contro Biancani, via tutti, 5 secondi. Stavolta murato Simoncelli, Salvadori arresto, palla sotto per Spera che sbaglia un canestro clamoroso, non c'è assolutamente tocco. Volevano un fallo, ma è proprio Spera che ha completamente perso tempo, coordinazione, tutto quello che c'era da perdere. Sono le indicazioni di Simoncelli a Di Pizzo. Montemurro chiede anche lui lumi. Ah, quindi perché Simoncelli aveva pestato la riga, eccolo qua. Chiedo scusa, non stavo capendo, ci stavo capendo poco, poi era terminato fuori, da qui anche la reprimenda di Pizzo. Salvadori con la specialità della casa, tiro gran balzo di Gaie, poi accelera Simoncelli, secondo me non c'è fallo, è stato gran numero di Biancani che alza per Gaie. C'era fallo su Simoncelli? Secondo me no, però vedo che tutti stanno protestando, allora forse qualche dubbio mi viene. Diciamo che Alex ha cercato il contatto e si è lasciato un pochino andare su quel contatto. Avrebbe dovuto, secondo me, tenerlo un po' di più per avere il fallo. Secondo me eravamo proprio al limite, e dall'altra parte avevamo detto che era interessante la fisicità di questo ragazzo gay, insomma, diciamo che ci abbiamo visto giusto. È davvero un gran bazzo. Hai avuto la stessa mia sensazione, che non fosse fallo quella su Simoncelli. Concordo con la coppia arbitrale nel non fischio. Fratto si apre, sbaglia. Gaie spera in coabitazione, conquistano questo rimbalzo, Biancani dietro il blocco proprio di Spera, lottano Benedusi, Fratto e Biancani. Il possesso è ancora per Cecina, per la buca del gatto. Liberati Salvadori per un taglio abbastanza complicato di Spera. Benedusi, c'era superiorità numerica in contropiede, una buona transizione difensiva da parte dei toscani. Qui Spera, insomma, difensivamente molto molto rivedibile, perché quando Deep prende posizione ci può stare, però quando, come in questa situazione, ti fai tagliare completamente fuori da Di Pizzo. Eh sì, Spera lì si è fatto un pochino abbindolare dalla,
dal fatto che la palla fosse uscita sulla triangolazione, quindi è passata dall'angolo sulla linea dei 6,75 ma fuori dalla lunetta. Non è stato bravo a ruotare davanti al difensore, bravo invece Di Pizzo a tenerlo dietro, quindi pecca difensiva proprio di Spera, che ha quindi favorito il 39-28 per la squadra di casa che sta mantenendo saldamente in mano questa partita, questo vantaggio di 11 punti che si è rosicchiato in maniera anche abbastanza faticosa. Non ha fatto fatica la Paffoni per procurarsi questo vantaggio, ha dovuto spingere tanto sull'acceleratore, ha dovuto serrare le file in difesa. Dall'altra parte, appunto, serrando le file in difesa, dall'altra parte ha trovato Cecina più in difficoltà per riuscire a realizzare con continuità. Infatti sono molto molto abbassate le percentuali della squadra ospite. Squadra ospite che aveva segnato 20 punti, 22 punti il primo tempo, il primo quarto, solamente 6 in 8 minuti del secondo quarto. Ora Gaia con la difesa allungata, la palla recuperata da Villa. Il problema qui è di natura tattica, con tutto il rispetto per Gaia di cui abbiamo tessuto le lodi, non può essere lui a superare la metà campo con la palla in mano, mai nella vita, nemmeno la PlayStation. Assolutamente no, brava poi bellissima la lettura di Villa, che sapeva che Gaia non poteva tenere quel palleggio e ha lasciato il suo uomo per andare a prendergli la palla. Bellissima la lettura di Francesco Villa, veramente ha reso onore alla difesa del suo compagno che ha tenuto il palleggio di Gaia e poi lui è andato a portargliela via. Veramente una lettura di grande grande intelligenza da parte di Francesco. Clamoroso 0 su 2 di Villa, nel senso che è uno dei migliori, forse il miglior tiratore di liberi, anzi senza il forse è il miglior tiratore di liberi della squadra dopo Simoncelli. 0 su 2 per lui. Spera, rimbalzo proprio di Villa. Di Pizzo su Biscefallo. Qui si è ingoiato il fischietto il signor De Bernardi, che ci ha pensato molto, anzi non molto, ci ha pensato un secondo, stava per fischiare tecnico a Salvadori e a Montemurro. Ora liberi per Marco Di Pizza. Pizzo. Assegno il primo libero di Di Pizzo. Uno su due per lui. Tanti errori dalla lunetta per la Paffoni. E grande linea di fondo di Guerrieri. Time out sul 40-30. Più 10 Paffoni. Sì, 40-30, però come hai detto tu, il Paffoni ha sbagliato, mi sembra, almeno 6 tiri liberi, me ne ricordo 3 di Arrigoni, 2 di Villa, adesso 1 di Pizzo, quindi 40 punti con 1,30 da giocare, con 6 errori dalla lunetta e anche 2 di Deep, quindi sono 1 di Deep, sono 7 liberi, quindi bene l'attacco della Paffoni, che però non ha monetizzato fino in fondo i viaggi dalla lunetta, sai. Vedo che sei più 10, però il vantaggio avrebbe potuto essere un pochino più rotondo a favore della squadra di Ghizzinardi, che adesso si troverà palla in mano con 1,30 da giocare e non ha ancora raggiunto il bonus da parte della squadra di casa, che ha commesso solamente 2 falli. Questo può essere un fattore per rallentare le azioni offensive di Cecina, che possono essere interrotte almeno un paio di volte per mangiare tempo alla squadra ospite in fase d'attacco. E dunque ultimi 90 secondi di questo primo tempo, anche abbastanza veloce. Offensive!
poco spezzettata. Villa, Simoncelli, il fallo di Guerrieri che impedisce la recensione a Dip. Dip che è stato seduto tutto questo secondo quarto, Carlo. Sì, seduto a riposare. E comunque ottimo l'attacco della Paffoni a cercare proprio questo mismatch. Guerrieri non può marcare Marcelo Dip, ma anche lì Salvadori secondo me doveva liberare, che era dietro a Guerrieri, doveva liberare il suo compagno dall'incombenza di marcare Marcelo Dip, quantomeno avrebbe dovuto raddoppiarlo preventivamente. Altro libero sbagliato, altri due liberi sbagliati per la Paffoni e fanno 9. Speriamo che questo fattore non incida sul secondo tempo. 1-0-4 da giocare per Cecina, due falli da spendere per la Paffoni per rallentare l'azione di Cecina. Tiro un po' fuori dai giochi di Biancani. Paratto va da Simoncelli. Dip si fa perdonare immediatamente, errore doppio dall'alonetta con un canestro dei 5 metri che significa più 12, massimo vantaggio 42-30. Guerrieri, palla schiacciata per Salvadori, persa di Cecina che in attacco in questo secondo quarto ha giocato malino. Direi malissimo, 8 punti segnati dopo i 22 del primo quarto. Onore alla difesa della Paffoni, come in questo caso, che ha messo tantissima pressione al passatore e anche al ricevitore del pallone. Ora Ghizzinardi chiama minuto di sospensione per giocarsi nel migliore dei modi questi 14 secondi e 2 decimi che mancano alla fine di questo primo tempo. 42-30, palla in mano, si può chiudere l'azione con un tiro. Non può commettere fallo Cecina perché manderebbe in panchina, in lunetta la squadra di casa. Quindi un buon primo tempo per la Paffoni, diciamo un buon primo quarto, un ottimo secondo quarto dove ha concesso solamente 8 punti alla squadra ospite dopo i 22 della fase iniziale. Guarda, 2:30, ultimo attacco per la squadra di Ghizzinardi. Simoncelli, blocco di Dip, accetta il cambio Salvadori. Un secondo e un decimo. Per l'azione d'attacco, per chiudere il primo tempo. Si chiude qua 42-30. Il primo tempo, più 12 Paffoni.
si può ricominciare sul punteggio di 42-30 nel gelo del Palabattisti, perché ripeto e lo continuerò a dire, per questa serata è inammissibile che ci sia una temperatura del genere con gente, con anche io e Carlo si è messo la felpa e la sciarpa, io mi sono messo la giacca, ma il 90% del palazzetto indossa giacca, cuffia, cioè non ci siamo, eh? Eh sì, purtroppo un pochino freddino, diciamo, freddina la temperatura, ma non l'ambiente, perché comunque il pubblico è partecipe e caloroso come sempre, quindi pubblico di Omegna, sempre un sesto uomo per i ragazzi di Ghizzinardi, che cominciano subito bene con Marcello Dip a segno con i primi due punti, adesso Brigato con la tripla che va per il 47-30. Devastante inizio per la Paffoni, che partiva già da un più 12, si trovava sul più 17, rischia di naufragare la barca condotta da Gianni Montemurro sotto i colpi di una capolista, sempre più capolista. Dall'altra parte Gigena con due tiri liberi in step back nell'uno contro uno contro Marcello Dip, 47-32. Comunque anche questa sera una Paffoni assolutamente convincente. Carlo, statistica particolare, 3 su 11, 27% dalla lunetta per la Paffoni e 7 su 11, diventato 8 su 12 con la tripla di Brigato, quindi 66% dall'arco. Eh sì, un fattore molto particolare, appunto un 3 su 11 che avrebbe potuto rendere ancora più rotondo il vantaggio della squadra di casa, però dall'altra parte un 8 su 12 assolutamente da lustrarsi gli occhi per il pubblico del Palabattisti. In difesa da rimarcare un unico, solo un rimbalzo offensivo concesso a Cecina su 18 tiri sbagliati da parte della squadra ospite, quindi ha funzionato in maniera ottima il tagliafuori e secondo me è proprio lì il fattore dei 12 punti di vantaggio della squadra di casa alla termine del primo tempo. La stoppata credo di Gigena Dip, Biancani arresto, tiro storto, non prende nulla Biancani, che ha fatto un gran canestro, poi però si è reso protagonista di due forzature particolari. Presa quest'ultima. Il mega fallo di Scambio della Chiesa Cecina, terzo fallo per Gaie. Fallo di Gaie, terzo per lui. Arrigoni per Brigato. Un Erboli il suo, voleva il tocco a Rigoni, o meglio sosteneva di non essere stato l'ultimo a toccare questo pallone, ad aver toccato questo pallone. Palla recuperata da Villa, che poi si inventa un canestro, bravo lui, diciamo che se non l'avesse segnato Ghizzinardi gli avrebbe detto: Francesco, si può anche ragionare. Ha avuto ragione lui, però. Ha avuto ragione lui, ha tenuto benissimo il contatto, ha cambiato mano invece che andare di sinistro, è andato di destro. Un canestro dal coefficiente di difficoltà veramente altissimo. D'altra parte Biancani su Gigena, però un Francesco Villa veramente da lustrarsi gli occhi. Condotto ottimamente la sua squadra nel corso del primo tempo e continua a farlo, lasciando comunque fiato ad Alex Simoncelli, e può quindi permettersi di entrare in campo dando minuti di assoluta qualità.
Ora non c'è rotazione difensiva, due facili per Gaie, chiama a minuto Ghizzinardi. Su questo passeri 7-2. Diciamo che la Paffoni sta giocando di fatto senza tre quinti del quintetto che sulla carta doveva essere quello titolare, vale a dire Simoncelli, Milani e Torgano. Sì, Milani e Torgano oramai diciamo che lo staff medico ha deciso di non rischiarli più strada facendo nel giorno d'andata, il loro rientro è previsto per i primi di gennaio, quindi è stato dato tutto il tempo ai due giocatori per recuperare completamente dagli infortuni. Sono stati rischiati in un paio di partite cercando di forzare un pochino il loro rientro, la cosa non ha dato i suoi frutti, anzi ha aggravato un pochino quello che poteva essere il la patologia dei due giocatori, che saranno appunto pronti a rientrare, anzi direi a cominciare ufficialmente il loro campionato con la Paffoni nel mese di gennaio, dove con loro le scelte di Ghizzinardi a questo punto diventeranno molte molte di più. Assolutamente sì. È pronto sul cubo del cambio Simoncelli, perde palla Brigato sull'attacco di Biancani, Lasagni per il meno 11 dal più 19 ora al più 11. Arrigoni farà bene Lusi, la persa esce proprio Nicolò Benedusi. Catechizzato da Ghizzinardi. Su questa persa Biancani. Ora pro nobis anche in questa circostanza, Carlo, cioè diciamo che era riuscito anche ad allargarsi un pochino il raggio del tiro con una finta, però ha tirato troppo in col corpo in parabola discendente per avere ancora la spinta sul braccio. Diciamo che la propulsione delle gambe deve essere di ben altra natura se tu vuoi stare in aria per così tanto e poi avere la forza nel braccio per chiudere quell'azione. Ora altra palla persa della Paffoni, che sta affrontando con un po' di difficoltà questa ultima parentesi di gioco dopo il più 18, adesso più 11. Il primo tempo si è chiuso sul più 12, non contento Ghizzinardi. Tante tante palle perse e qualche canestro facile concesso agli ospiti. La Gigena contro Arrigoni. Tiene una alla grande difesa Arrigoni in questa situazione. E altra persa questa volta da Villa. Biancani proprio per Gigena, che può colpire dall'arco, corta al rimbalzo su cui va Gaie, subisce fallo. Le perse del primo tempo quante erano, Carlo? Vai un po' a vedere. 4 negli ultimi 4 azioni, 4 perse. Eh sì, infatti cosa rimarcata anche da Ghizzinardi in panchina. Un po' distratta la squadra di casa negli ultimi 3-4 minuti. Non ne ha approfittato pienamente Cecina, che ha ricucito lo strappo del meno 18. Però è ancora lì a meno 11, ora sul cubo del cambio Niccolò Benedusi, fuori Francesco Villa, secondo fallo per lui. Un po' stanco forse Villa, però ha fatto un gran primo tempo. Sono d'accordo con te, non è che due palle perse possano andare ad inficiare il grande rendimento avuto nel primo tempo. Lasagni dall'arco per il meno 8. 49-41. Parziale di 11-2. E dove si va da Deep, che questa volta sbaglia, però ancora una volta ha trovato un tiro molto molto agevole.
schema a testa chiamato da Simoncelli a rigone. Simoncelli con il suo tiro sbaglia, rimbalzo di Lasagni, anzi di Biancani. Dietro il blocco Biancani per il parzialone aperto di Cecina. 49-44, Carlo, abbiamo una partita, questa forse è la notizia. Eh sì, in un momento in cui la barca di Cecina sembrava destinata a naufragare si è trovata che su meno 18, adesso meno 4, quindi quintetto esperto della squadra ospite è riuscita ampiamente a ricucire lo strappo e ora palla in mano per la palla del potenziale meno 2 con questo tiro di Salvadori da fuori area che non va, non ne approfitta quindi la squadra ospite. 2.45 per la fine di questo terzo quarto. Ora cerca di affidarsi alla garanzia di Alex Simoncelli, dentro poi Fratto per Kevin Brigato, si alza il quintetto della Paffoni, quindi contemporaneamente sul terreno di gioco Arrigoni, Brigato e Marcello Dip. Simoncelli Aurelia, fallo in attacco fischiato a Dip. Carlo? Fallo che non c'era, come non c'era nel primo tempo il fallo di la stessa cosa fischiata a Salvadori, giocatore di Cecina, in un mismatch contro Villa. Stessa cosa, fallo inesistente nel primo tempo, fallo inesistente in questa circostanza. Ora Lasagni, Gigena. La stoppata di Fratto, grandissima difesa di Francesco Fratto. Fallo subito da Simoncelli. Vistoso taglio per Salvadori, all'arcata sopraccigliare. Ma non so se il colpo l'abbia subito da Simoncelli o da Biancani, sai Carlo? Ma in effetti io non ho visto fai conto che Simoncelli è molto più basso di Salvadori e non è passato vicino a Salvadori con le braccia alte o con la mano alta o col gomito alto. Mi sembrava che il gomito fosse a contatto col corpo. Potrebbe essere giusta la tua interpretazione che sia il suo compagno a dargli una manata, che c'è proprio una differenza di altezza che mi fa sembrare strano che Simoncelli, infatti Simoncelli poi dopo si è girato, fa ma io non è che toccato. Montemuro chiede lumi. Speriamo che Salvadori ovviamente possa ritornare sul parquet quanto prima. Dip, Fratto, Arrigoni, tiro cortissimo, si è completamente spenta in attacco la Paffoni, solo 7 punti segnati in questo terzo quarto, in 8 minuti e 10 secondi, ne aveva messi 42 in precedenza. Gigena va da Lasagni, l'uomo più caldo per la squadra rossoblù. No, fallo di Benedusi.
questo non mi sembrava francamente fallo. Tra l'altro ricordiamo anche i due arbitri, non l'abbiamo fatto, sono i signori Riccardo Falcetto e Stefano De Bernardi di Torino, che fino adesso hanno diretto in maniera positiva, direi. Sì, non hanno inciso, per cui 49-44 scritto sul tabellone, diciamo che rispecchia quello che è l'andamento della partita. E Cecina ancora con la tripla, 49-47, veramente ispirato il quintetto di Montemurro in questo terzo quarto, con una parziale di 17-7, si riporta lì a meno 2, 1-0-5 a giocare, da dimenticare sicuramente questa parentesi di partita per la squadra di Ghizzinardi, un po' disattenta in difesa ma soprattutto in attacco, che non ha più trovato punti di riferimento. Arrigoni sbaglia il balzo di Gigena e fallo di Benedusi, fallo stupido di Benedusi. Tu dicevi del parziale, che il parziale è di 17-2. Fuori Arrigoni, dentro Francesco Villa. Assegno Gigena. Il punto numero 12 e numero 13, e soprattutto con il 49 pari. 2-19, 19-2 parziale per Cecina. Fratto sbaglia un rigore da sotto. Benedusi. Simoncelli non la sbaglia mai nella vita, no, ce l'ha sbagliata. E altro fallo con un altro regalo. Questo non è un gran fischio, sinceramente. Anche perché l'hai fischiato prima, l'hai fischiato nell'azione precedente, puoi fischiarne uno e l'altro evitare di farlo. Assolutamente, già non sono convinto sul fallo di Benedusi a rimbalzo nell'azione precedente, lo sono ancora meno per questo fallo di Fratto. Viaggio in lunetta per la squadra ospite, 19-7 nel corso di questo periodo, che diventano 20-7 con il più 1 e vantaggio per Cecina dal più 17 dell'inizio di questo terzo quarto al meno 1. La Paffoni notte fonda per l'attacco della squadra di casa. Ci sono 30 secondi da giocare, palla nelle mani di Simoncelli. Una partita completamente riaperta, una nuova partita aspetta la Paffoni nel corso dell'ultimo quarto. Ora ci pensa Simoncelli a rompere l'inerzia di Cecina con questo viaggio in lunetta. Però stasera le percentuali della Paffoni sono state veramente deficitarie. Tocca al capitano Alex Simoncelli rompere il trend negativo anche dalla linea della carità. 22 secondi da giocare, meno 1 per la Paffoni, 49 Paffoni, 50 Cecina. La palla balla sul ferro, un po' di tensione forse nelle mani del capitano dopo. Non è facile riprendere il filo di una partita che pensavi di avere già messo in ghiaccio. 51-50, 22 secondi per la fine di questo terzo quarto. Ma è successo quello che è successo anche a Borgosesia con il parzialone della Jessi, con la Paffoni che era al più 21 e ha rischiato di perdere una partita già vinta, un po' come sta succedendo questa sera. Ora la palla persa da Spera, un secondo e due decimi. Si chiude qua 51-50 il terzo quarto, più uno Paffoni.
51-50, ultimi 10 minuti, uno di margine per la Paffoni che ne aveva 17 all'inizio di terzo quarto. Poi i canestri di Gigena, di Biancani, di Lasagni hanno partorito un clamoroso 22 di break per il vantaggio ospite prima dei due liberi di Simoncelli. Quintetti con Villa Beneduzzi, Villa Simoncelli Beneduzzi, Arrigoni che ora si conquista il rimbalzo, subisce fallo, subisce un fallo clamoroso non fischiato, dicevo Arrigoni e Fratto a chiudere il quintetto, liberati, tripla a segno, terza tripla per Liberati. Però devi fischiare quel fallo, Carlo. Cioè, lì c'è da fallo tutta la vita, sicuramente le ultime minuti non sono stati appannaggio da Paffoni per quanto riguarda i fischi del terno arbitrale, e Francesco Fratto libera tutta la tensione dell'attacco della Paffoni con questa tripla per il nuovo vantaggio. C'è stato il massimo vantaggio di Cecina con il più due, poi Francesco Fratto si va a cogliere in questo eccesso di generosità con questo fallo su Spera. Nel momento più difficile esce la tripla di Francesco Fratto per il 54-53, rimette la freccia alla Paffoni e risoppassa Cecina, però sarà un finale al Cardio Palma se andiamo avanti così. 8:30 da giocare, Liberati chiude presto il palleggio. Spera. Ora il fallo di Spera su Arrigoni. Tanto tanto macchinoso Spera, perché in quella situazione perché non ti premia l'arbitro? Perché ci hai messo un'eternità, una vita per caricare il tiro e poi fare quel tiro, Carlo. Cioè, non fischio nasce da quella situazione. Fortissimo intanto il libro di Arrigoni. Infatti sono arrivati in quattro giocatori della Paffoni, dico in quattro a mancare Spera su quel tiro, proprio perché non è stato assolutamente rapido e secondo me il contatto non era falloso, c'era un contatto sul corpo indubbiamente, però assolutamente regolare. Dall'altra parte fallo dello stesso Spera e il quarto fallo di Spera. A questo punto bisogna dare palla sul giocatore marcato da questo giocatore gravato di quattro falli per cercare di anticiparne l'uscita dal campo per raggiunto limite di infrazioni. Le tapping di Gaie, la palla aveva toccato la struttura del tabellone, questo non era canestro valido, fallo dello stesso Gaie. Se la palla va sopra il tabellone, il pallone non è buono. Il regolamento non è cambiato, mi risulta. Se tocca la palla sopra, questo non è buono. Infatti la palla aveva toccato la struttura sopra del tabellone. Quando tocca la struttura esterna, la palla è fuori. Quindi il canestro di Cecina, secondo me, non era valido. Quindi altra decisione arbitrale che danneggia la squadra di casa. Dall'altra parte Arrigoni lotta come un leone, conquista un grande rimbalzo, poi va a sbagliare il tiro, si riparte su 55 pari, una partita che la Paffoni si doveva sudare fino all'ultimo. Cecina è riuscito a riaprire anche complice proprio questa match, proprio complice anche un eccessivo rilassamento come è successo in quelli borgosese, che dal più 21 la Paffoni aveva rimesso in gioco tutto. Ora il Palabastiti si fa sentire, 55 pari 6, 58 da giocare, 9 secondi per chiudere l'azione. Villa in 1 contro 1 contro Spera, se lo deve giocare, che Spera 4 falli non può tenerlo, infatti lo lascia andare, dietro però c'è un buon raddoppio e poi Simoncelli raccoglie il pallone dalla spazzatura, lo tramuta in oro colato per l'attacco della Paffoni. E dall'altra parte fallo allo stesso Simoncelli,
che aveva forzato un pochino il blocco di Gigena. 57-55. Ora abbassa il quintetto Montemurro, chiama a sé Gaie per inserire Biancani, mentre Salvadori non so se possa ritornare sul parquet, è in panchina con la fascia. Ma dai, ho detto che sei stato bravo fino adesso, ma dai, ma dai, ma dai, questo è un regalino natalizio, Carlo? Si è punita eccessivamente quella mano sul corpo di Spera, c'era la mano un pochino bassa di Aregoni, però un po' eccessiva anche in questo caso la decisione arbitrale. Ora c'è l'ottima difesa da parte dello stesso Arrigoni su Lasagna a recuperare questo pallone con lo sfondamento e Bagare in campo, grande fisicità, una partita che la Paffoni sembrava già avere vinto all'inizio del secondo quarto, del terzo quarto, con un più 17, poi riaperta completamente da parte di una caparbia squadra ospite. Poi sul più 2 ora Arrigoni a prendere questo sfondamento sulla penetrazione di Lasagni. Bravo Arrigoni a leggere la situazione. Ora qualche minuto in panchina per Arrigoni. Con la persa di Simoncelli. Sei minuti da giocare, più due Paffoni, meno due Cecina, palla in mano per gli ospiti, esce Liberati, si prende il blocco di Spera e poi rimane lì, non rolla, Liberati dietro il blocco, questa volta forzata la tripla, ne ha mandate tre a bersaglio, però in quella situazione ha anche fatto bene a prenderselo quel tiro. Villa sbaglia, la palla vacante conquistata ancora dalla squadra di Ghizzinardi. Simoncelli vuole attaccare lui, ancora un rimbalzo offensivo per la Paffoni. Fratto, tripla importante per Franceschino. Due triple che pesano per il numero 4, che poi mostra le orecchie. E fallo in attacco di Liberati. E chi l'ha subito? L'ha subito il numero 4, Franceschino Fratto. E quando Fratto entra in trance agonistica diventa veramente un rebus irrisolvibile per la squadra avversaria, perché ha questo tiro veloce dall'arco del 6,75 che diventa difficile da marcare. Veramente incredibile questa tripla di Francesco Fratto. E comunque lì Cecina ha mollato qualcosa, perché ha mollato due rimbalzi d'attacco, ne aveva già mollato uno qualche minuto fa su Arrigoni, che però aveva sbagliato da sotto. Quindi sta accusando un po' fisicamente Cecina dopo tutta la fatica che ha fatto per ricucire lo strappo. E comunque pesca sempre delle energie nuove questa Paffoni. Questa sera Francesco Fratto con due triple fondamentali in due momenti, in un momento difficilissimo del match, a tenere a galla e lì davanti la Paffoni con un più 5. E poi palla recuperata su fallo d'attacco subito dallo stesso Francesco Fratto con 4,48 da giocare. Quindi due perle del lungo di Omegna, che tra l'altro lui è originario di Cecina, quindi gioca contro i suoi compaesani. Pubblico che si fa sentire, trascinare la squadra di casa
ora Gay è sul terreno di gioco, Gay è gravato da quattro falli, spera gravato da quattro falli. A questo punto bisognerebbe giocare degli uno contro uno contro questi giocatori che non possono più difendere, non hanno più falli da spendere. Ancora segno Marcelo Dip. Sono 19, no, sono 17 i punti di Marcelo Lip. E come questa squadra, Carlo, quando deve rispondere nei momenti di difficoltà, sa sempre quello che deve fare, Carlo, sempre. Assolutamente, anche l'azione precedente, come ti avevo detto, Cecina un pochino sulle gambe dopo tutto quello che ha speso per il recupero. Ha mollato qualcosa, ha mollato quei rimbalzi di attacco, ha mollato anche sul gioco a due tra Villa e Dip, con un Dip pescato completamente libero che ha segnato il più 7. Ora Francesco Villa per Dip, 4 secondi per chiudere l'azione, da casa sua Simoncelli non va, 3.49 da giocare, la partita non è ancora chiusa comunque, perché stasera sta tirando, questa è una fase in cui Cecina sta tirando con delle buone percentuali, ma Gay ha guadagnarsi questa rimessa d'attacco. 3.40 da giocare, o meglio che non ha ancora raggiunto il bonus, cosa che invece ha fatto Cecina. Ora Barontini per Montemurro sul parcheggio Gigena, spera canestro che mette fine al break della Paffoni. 62-57. Dip non tira, riapre allora per Simoncelli. No, non ci credo. Ah no, Gai è qui, non ha tutte le ragioni del mondo, di più, al di là del quinto fallo, ma c'era solo palla, ma ce lo prendiamo, ce lo portiamo a casa questo fischio, che non sta né in cielo né in terra. Potremmo intonare una canzone natalizia, visto che siamo in tema, un bel jingle bell. Babbo Natale travestito da arbitro fa un regalone a Niccolò Benedusi, che con due liberi può riportare avanti di 7 la sua squadra. Però mai nella vita fallo questa stoppata da parte di Gay. Benedusi non raccoglie il regalo, si complica il finale di partita da Paffoni, che poteva tornare a 3 possessi di vantaggio. Adesso sono solamente 2 possessi pieni di vantaggio, 63-57 per la Paffoni. 2 possessi pieni, 6 punti di vantaggio per la Paffoni. Biancani, bravo, lesto, sveglio Dip. Grandissima partita anche questa sera di Marcelo Dip. Va per le terre Biancani. Che si inventa un altro canestro folle. 7 per lui. Nuovo meno 4, tutt'altro che finita la partita, tutt'altro che morta Cecina. Corto il tiro di Dip, gli è mancato l'ultimo centimetro. Poi per fortuna sua della Paffoni, dormita difensiva a rimbalzo di Cecina. Villa tripla, sbaglia. Ultimi 2 minuti, palla del meno 2, addirittura del meno 1 per Cecina. Biancani che pretende un pochettino troppo, Montemurro lo manda a stendere, a volte un 1 contro 5
in attacco per Cecina. 1:32, vuole gestire tutti i secondi a disposizione Simoncelli. Pesca Fratto. Sotto canestro la Pafoni ha vinto questa partita, se la vince. Assolutamente sì, soprattutto nel secondo tempo, dove comunque le percentuali da fuori sono state assolutamente deficitarie, soprattutto nell'ultima fase, fatta eccezione per Francesco Fratto con il su 2-2 dalla linea dei 6,75. Francesco Fratto che può portare a più 6 la Pafoni, no, rimane a più 5, ancora due possessi per la squadra di casa. Ora Cecina sotto canestro cerca di accelerare l'azione, non va, più 5. Cecina ancora viva ma un po' stanca, ha fatto molta fatica per ricucire lo strappo da almeno 17. Comunque è una Cecina che ha fatto veramente paura alla capolista, e la partita non è ancora finita. Ora tripla di Fratto, corta, ha messo quelle che contavano. E fallo in attacco di Spera, è il quinto. Mi spiace Spera, come prima ho detto che il fallo di Gaie era inesistente, non si può bloccare in quel modo, orripilante. No, assolutamente, lui ha voluto precedere il suo playmaker per portare via Simoncelli, ma se tu porti via la difesa così è fallo tutta la vita, cioè tu non puoi portare via un uomo in movimento in quel modo lì. Bravo Simoncelli a leggere questa leggerezza di Spera, probabilmente è arrivato a questo punto del match un pochino stanco, a mettersi sulla sua traiettoria e a farsi travolgere. Fallo di sfondamento assolutamente indiscutibile questo del pivot della squadra ospite, che esce per raggiunto limite di falli. Ora ci sono 48 secondi, più 5, bisogna uscire con qualche cosa da questa azione. Se si portano a casa almeno due punti, ci sarebbero tre possessi, a quel punto per Cecina diventerebbe veramente complicato rientrare in partita. La Pafoni ha fatto solamente tre falli, quindi può spendere ancora un fallo per allungare quelle che sono le azioni di Cecina, quindi diciamo più di un fattore nelle mani della squadra di casa da poter gestire per portare a casa questa partita. Arringa il pubblico Francesco Fratto. Ultimi 44 secondi, 5 di margine per la capolista, che vede da vicino il primato aritmetico a termine del giorno d'andata, la qualificazione alla Final Eight di Macerata. Sbaglia Simoncelli, di Macerata e di Esi. Biancani tripla corta, rimbalzo di Beneduzzi, ed è finita qua la partita. Andiamo a impegni a marzo, Carlo, hai qualcosa da fare? Ma adesso ci facciamo un bel pensierino, un po' impegnativa come trasferta per me che tengo famiglia, ma anche tu tieni famiglia se non sbaglio. Io ho già prenotato da un mese. Lo so, l'avevi già anche dichiarato in telecronaca. Comunque l'appuntamento è per che date esattamente, Daniele? 2-3-4 marzo, quindi finale di Coppa Italia, qualificazione matematica per la Pafoni, che comunque con questa vittoria conquista anche il primo posto in classifica proprio matematicamente, perché anche se dovesse perdere l'ultima partita a San Miniato il 23 di dicembre ed essere raggiunta da Firenze, comunque lo scontro diretto direbbe che la Pafoni è arrivata prima e ha vinto questo girone d'andata della Serie B 2017-2018, e poi si riprenderà a gennaio sperando poi nei recuperi anche di Tommaso Milani e di Torgano, che potrebbero allungare a dismisura le scelte della panchina di Ghizzinardi. Ora 12 secondi e 3 decimi, non vuole correre rischi Ghizzinardi in questo finale di partita.
66-59, non è stata una partita facile, è stata una, sembrava fosse una partita facile con il più 17 dell'inizio del terzo quarto, poi però è venuta fuori una grande reazione, devo dire veramente una grande reazione della squadra ospite, che ha un quintetto di primo ordine, forse un pochino corta nelle rotazioni per gli uomini che escono dalla panchina, sicuramente non una panchina profonda come quella della squadra di casa. Alla fine Ceci ne è arrivata un pochino stanca, ha concesso qualcosa di troppo. Francesco Fratto si è caricato tutto il peso psicologico di due realizzazioni importanti dalla linea di 6,75 nel momento più difficile della partita, quindi Francesco Fratto sicuramente l'ombra del partito per quanto riguarda quello che ha fatto vedere nel finale. L'altro Francesco Villa per l'ottimo primo tempo disputato. E dunque 6-6, 5-9, ultimi 12 secondi e 3 decimi. Salvadori con la tripla, sbaglia, rimbalzo di Fratto e si chiude qua con la vittoria numero 13 in campionato per la prima della classe. Da parte di Daniele Piovera un grazie a Carlo Orsi. Grazie a tutti, buone feste, ci sentiamo a gennaio. Grazie a Daniele Travaini alla camera, da parte mia, da parte di tutti. Un buon Natale, un felice anno nuovo e che il 2018 ci riporti laddove meritiamo di stare. Organo è nero.